Buongiorno a tutti e benvenuti al 25esimo convegno internazionale di globalità dei linguaggi. Io sono Francesco Spampinato e ho l'onore e il piacere di presentarvi alcuni degli ospiti internazionali di questa edizione del convegno, che appunto si apre alla scena internazionale, a testimonianza del fatto che, sin dalle sue origini, la globalità dei linguaggi incontra il lavoro di equip di ricerca che operano in varie parti del mondo. Gino Stefani e Stefania Guerralisi, parallelamente al lavoro di insegnamento e di ricerca in Italia, hanno sempre portato avanti progetti internazionali, con partecipazioni a convegni, con pubblicazioni in varie lingue, con collaborazioni scientifiche in vari paesi del mondo. Il convegno di quest'anno propone una sessione internazionale che permetterà al pubblico italiano di conoscere meglio il frutto di questo lungo lavoro internazionale, sottolineando così le convergenze rispetto ad altri studiosi, mettendo in evidenza i frutti della presenza di Gino e Stefania in vari ambienti scientifici. E oggi, per cominciare questo percorso, ho il piacere di presentarvi il professor Eero Tarasti, musicologo e semiologo di fama internazionale. Eero Tarasti, finlandese, ha insegnato all'Università di Helsinki. È stato presidente dell'Associazione Internazionale di Semiotica e dell'Istituto Internazionale di Semiotica, promotore principale del progetto internazionale sulla significazione musicale. Proprio attorno a questo progetto ha collaborato a lungo con Gino Stefani, in particolare in occasione dei due convegni internazionali che Stefani ha organizzato nell'ambito di questo progetto a Bologna e a Roma. Quindi non solo una costante collaborazione scientifica, ma anche un'amicizia durata 40 anni fra Tarasti con la moglie Eila e Gino e Stefania. Il suo contributo di oggi ripercorre alcuni di questi momenti, incontri, collaborazioni, interessi comuni, dando una particolare testimonianza del ruolo di Gino Stefani nella storia della semiotica musicale, offrendoci così un sentito omaggio a Gino Stefani. Eero Tarasti si esprimerà in inglese e ringrazio Angela Napoleone per la traduzione che ha permesso di realizzare i sottotitoli in italiano. Ecco, non mi resta che ringraziare ancora una volta Eero Tarasti per aver accettato il nostro invito e gli lascio la parola. Dear Stefania, dear participants to this colloquium of the Globalità dei Linguaggi, it's 25th edition in Rome, I suppose. It's a great honor and pleasure for me to be invited to this symposium around the life and work of our dear colleague and friend Gino Stefani, and of course Stefania Guerralisi. I must tell that I have known Gino Stefani since 1983, when we met for the first time at Urbino Semiotics Congress. We were invited there. And thereafter, we have met many times. But that first encounter was, of course, quite remarkable because it gave me just acquaintance of Gino. Of course, I had read, and then I ordered many of his publications, mostly in Italian, because he did not care very much to translate into English, to have translated into English of his work. But there are a lot of books in Italian which are quite fundamental in their fields, like Musica Barocca on the Baroque music, or Insegnare la Musica, and then Introduzione alla Semiotica della Musica, which appeared in the same year as Jean-Jacques Mathieu Fondement de la Semiologie Musicale. And many others, which were quite important for me later. In 1983, we also visited the castle of Umberto Eco in Montecelinone. I remember that, together with our Japanese student Shohei Hosokawa, who then has now become important in Japan in semiotics. And then, of course, Gino visited Helsinki and Jyväskylä, Finland. He came to lecture, and his lectures were always so lively. It was just the l'art de vivre, as it said, the art of life appeared there. He could sing Alerta, for instance, evoked the octave interval in Il Trovatore di Verdi, or Volare. He could suddenly sing in Italian.
popular song amidst an academic lecture, which was quite exciting to our students. And then later, in Gino's publications and theories, he developed a theory about musical competence, competenza musicale, which we also translated into Finnish, by the way, miten ymmärrämme ja tuotamme musiikkia. In this work, he developed or elaborated a theory of two competencies, namely competenza colta and competenza popolare. And they were built upon five levels or styles. They were something like general anthropological codes, social practices, styles, techniques, and then the work itself. And this model was applied by many scholars in many practical fields. But then, in Dino's life, he was musician. I would say he was composer. His very first field was liturgical music, and he was until the end of his life in Vatican. He was the specialist of liturgical music, but also he was socially engaged and active to certain rather than radical and activist ideas, which were important for him. And with the semiotics, he wanted to study just the basis and hypotheses of the scholars for their work. So not just make analyses, technical sense, but just to study what is behind, which kind of epistemology and which kind of theory and ideology is behind these theories. That was very important for him. Then 1984, in fact, already 1988, started this international research project, Musical Signification, in a special emission at the French radio broadcast company in Paris, in the presence of Dino and many and some other scholars like Costumier Leano, François de Lalande, Luis Hector Correa de Azevedo from Brazil, Daniel Charles was probably there, and myself. And then this project was founded. Greimas said me that take it to Helsinki because we in Paris, we are little bohemians. We would never manage with it. And so I did. But the role of Gino was quite decisive in all its phases, and he organized himself two major symposia in Italy, in Bologna, and also in Rome, in Tor Vergata. And he was actively promoting it by all means. But he had a rather dramatic, I would say, events in his life, because his first wife, Tatiana, passed away. But he found Stefania, and they married, and so Gino moved from Bologna to Rome and became very active in this project, Globalità di Linguacci, this quite special and unique case of art therapy and a kind of applied semiotics, which they both. And there are a lot of publications about this theme, and fortunately one of them is in English, Prenatal Styles, which we published in the Acta Semiotica Fennica, and which gives some idea for a broader audience of this important work, because this was very humanist project altogether. They developed a method whereby patients who are considered hopeless in Italian hospitals, just retarded people who were lying in beds immobile without doing anything, with this therapy which they did, they started to move and grasp things, and they started to live again, so to say. And there is much evidence, documentary film evidence on the efficiency of this method. And so Stefania had created a whole chain of institutions around Italy using this method. And this was remarkable in that book, Prenatal Styles. There is also an effort to study all the arts, I would say correspondences of the arts by this method, which was a kind of, I would say, biological or organic method,
whereby painting, architecture, dance, music, film, anything could be somehow put on, under the same common denominator. In one symposium, I remember one Italian scholar criticized this, that you can't do so in art history, that you just combine, let's say, art by Botticelli or Michelangelo, combine it with Picasso and Kandinsky, because they stem from different periods. But I would say that if the method is so efficient that you can really heal people with it, so that their life gets better, I think that is the pragmatic criterion of truth for the the method itself, to my mind. Now then, Gino, I worked with him very much, and I read a small essay on his life work, but it's not important here to tell or what I try to say there, but let me say that his prenatal style method is important for my own existential semiotics, especially in my category, so-called moi one, which is the body. I have moi one, moi two, so body, person, practice, values, so these three modes of being, so to say. But I mean that the first one is body. There, I must say, I'm indebted to Gino and Stefania for their theory on how that could be analyzed altogether. Prende in considerazione l'unità psicofisica, a prescindere dalla tipologia dell'handicap, asserendo la possibilità di miglioramento di una qualità della vita. In questo caso, la sollecitazione dei punti della mappa bioenergetica del corpo, la pedipolazione nella pianta del piede sensibilissima, l'ascolto delle mani e del tatto intero, considerando i punti più suscettibili della tattilità, permettono alla persona di rientrare in contatto con la realtà, anche lì dove ci sono degli atteggiamenti di rifiuto e di paura al contatto anche con le persone. Quindi progressivamente una rispondenza dalla qualità delle materie alla qualità dei contatti visivi e relazionali. In tutto questo è importante tenere presente la riflessologia mano-bocca, che permette di passare dalla chiusura delle mani stesse, secondo le varietà dell'handicap, a una possibilità di ascolto della materia che a poco darà il massimo delle possibilità di apertura e quindi di ascolto della materia stessa e di compiacimento della propria traccia, altrimenti impossibile nella chiusura totale. Il momento stesso dell'alimentazione permette l'osservazione dei comportamenti psicosensomotori secondo la riflessologia di polpastrelli labbra, dita denti, lingua pollice e palmo palato. In questo caso la persona si richiude dopo il momento alimentare nella struttura del corpo intero e in quella dei pugni. Proprio per questo le manipolazioni di materie diverse, dalle più lievi alle più dense, come schiuma abbinata a colore, a invischiamenti con farina, a granulosità con farina più ruvida e poi riso, permette progressivamente l'apertura del palmo della mano, che noi consideriamo l'assaporamento per intero della realtà. Questo assaporamento della realtà porta a una tensione visiva difficilmente registrata in questo caso e all'afferramento degli oggetti intenzionali con una produzione di una traccia sonora. Quindi a un'identità rispecchiata, presa in considerazione attraverso il compiacimento di sé, come fonte di effetti che vengono prodotti. In questo caso la regressione, dovuta anche a uno stato di malattia che aggrava la situazione di partenza dell'handicap, è favorita progressivamente con
l'aiuto di stimolazioni olfattive, stimolazioni tattili, per poterne uscire. In questo caso si era arrivati a un rifiuto totale del cibo, quindi ad una forma di anoressia, che a poco è stata superata attraverso il piacere del sentire delle mani, che poi è diventato il piacere del riascoltare i cibi anche nell'assaporamento reale alimentare. I call it Zimic analysis, by the way, I'm just working with it. Anyway, we had in Tor Vergata also this symposium of musical signification, which flourishes and which, to my mind, I think is one of the largest music research programs in the whole world, and also the oldest, because we are already, heavens, we are 35 years old already, and it really continues. And our next meeting will be in Barcelona when this pandemic hopefully is over in 1 year. Anyway, I want to send from here, Helsinki, from our home, the most cordial wishes and regards from my wife Eila, who is pianist, who knew the also the knows the whole Stefani family. And I also want to say that I have been so happy to have many pupils of Dino studying with us in Helsinki University, like those whom I met once in Dino's seminar in Bologna, where he was teaching. I remember names like Marco Beghelli, Luca Marconi, and Francesco Spampinato, and of course Dario Martinelli, who became our doctor in zoomusicology. So we want to send our most heartful wishes for the success of this Globalità di Linguaggi, which continues under Stefania and which will certainly bring to us in future very important results in the humanities. Grazie Rotarasti per questo intervento molto ricco e vorrei semplicemente sottolineare che Tarasti è autore di alcune delle più importanti teorie e modelli di semiotica della musica, è sempre stato un lettore attento degli scritti di globalità dei linguaggi e questo contributo della globalità dei linguaggi emerge nei suoi scritti, non solo nel suo recente modello Zemic che ha appena citato, ma anche nell'applicazione della teoria degli stili prenatali all'analisi musicale e quella che ha chiamato analisi corporea della musica e l'ha usata per studiare per esempio la fantasia per pianoforte in re minore di Mozart. E ricordo per finire che un contributo scritto di Tarasti che sviluppa questi temi, in particolare l'incontro e il suo percorso con Gino Stefani, si trova nel volume Homo Musicus, che è in uscita in questi giorni e che è dedicato a Gino. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo intervento della sessione internazionale del 25esimo convegno internazionale di globalità dei linguaggi. Arrivederci a tutti. Ringraziamento specifico e profondo a Eero Tarasti per essere entrato così intensamente nel senso della globalità dei linguaggi attraverso la presentazione che ha fatto al nostro libro tradotto anche in inglese Gli stili prenatali nelle arti e nella vita. Che richiede proprio questa continuità fra la semiotica e il corpo come imprinting universali. La sua analisi aggiunta agli stili prenatali nelle arti e nella vita porta proprio a questa sintonia che noi abbiamo in quella che è una semiotica esistenziale, una semiotica applicabile a ciascun uomo in qualunque condizione e con tutte le sue valenze pedagogico-terapeutiche attraverso le immagini degli stili prenatali che danno questa continuità di rispecchiamento
delle forme musicali. E su questo anche nella continuità che c'era fra i momenti di simposio, no? E quindi di dialogo allargato e i momenti più intimi di affettività amichevole nei rapporti, nei momenti di relax con anche la moglie Eila, che è una sensibilissima pianista, con la quale su qualunque cosa scambiassimo si realizzava proprio un'improvvisazione musicale. Mi ricordo, per chiudere, una bella immagine, quella del monumento di Sibelius sulla collina che visitammo, e poi di un momento insieme in cui lei, appunto musicalmente, accompagnava questa mia immagine del suono del vento che attraversava questo meraviglioso monumento, che sembra fatto per simulare le betulle, tutto quello che come paesaggio circonda a Helsinki questo monumento musicale, che diventa di per sé uno strumento musicale. Quindi io chiuderei raccontandovi emozionalmente i quattro elementi che sono la globalità dei linguaggi che penetrano questa musicalità naturale del monumento di Sibelius e della sua musica. Sibelius e il vento, che compone sinuosissime sinfonie infinite con il suo monumentorgano commemorativo. Eolo fa convibrare con musicodanze di folate sibilanti Sibelius nei meandri scultorei, unificando così tutte le muse ispiratrici nella globalità dei linguaggi. Sibelius! Silenzio.